dalla scuola di soccorso Rescue Project, un caro saluto. Oggi vi racconto un po' come il programma va avanti rispetto alle morte. Allora, abbiamo visto i buchi nelle scorse puntate, abbiamo visto perché si crea una morta e come l'acqua ha un suo movimento naturale. Ma se noi dobbiamo entrare in questa morta, è sempre molto importante capire gli angoli di ingresso in morta, la velocità con la quale noi dobbiamo entrare e l'anticipo, cioè è quanto prima devo incominciare a muovermi per arrivare in quella direzione. Il deflettore è un elemento fondamentale, è questo che è la parte più difficile da comprendere, ed è questo deflettore, in relazione a dove voi siete, in quali fiumi voi navigate, questo deflettore potrebbe essere davvero molto grande. E questa grandezza del deflettore, voi dovete capire qual è la velocità opportuna per poterla sfondare ed entrare in morta, oppure per potervi far aiutare, ad esempio in gommone, per potervi far spostare. E quindi magari anche con un angolo diverso. Quindi, sempre importante, nei fiumi anche di portata, il deflettore è un vostro amico se lo sapete usare e se sapete le velocità corrette con la quale si può sfondare oppure surfare. L'angolo di lavoro è sempre verso valle, più o meno, diciamo, se il deflettore è questo, perpendicolare, quindi 90 gradi in giù verso il deflettore. Tante volte si vede le persone che anche quando vogliono nuotare, vogliono andare in canoa, si costringono a nuotare o a pagaiare proprio per arrivare dietro al sasso. Questo è un errore, perché la morta fa questo, va verso valle e ha questa volontà. Qui l'acqua incomincia a uscire. Qui l'acqua, come vedete in questo disegno, l'acqua qui esce. Se voi vi trovate a sfondare il deflettore e poi a voler nuotare dietro alla corrente che va di qua, vi troverete a nuotare contro corrente della morta. Quindi è sempre meglio sì passare vicino al sasso, ma poi andare avanti e, diciamo, stare leggermente lontano dal sasso per prendere quella corrente che torna in su. Spero di essere stato chiaro. Ragazzi, dalla scuola di soccorso Rescue Project è tutto.